Vogliamo raccontarvi una storia di successo, una storia che prende vita in un piccolo paesino circondato dagli Appennini. Siamo a Borgorosi, in provincia di Riesi, al confine con l'Abruzzo, ormai nota agli appassionati per la produzione di birra artigianale, la birra del Borgo. Questa azienda ha saputo miscelare la qualità delle materie prime, provenienti in gran parte dal territorio stesso. Un estro creativo originalissimo, frutto della collaborazione con numerosi artisti italiani e l'alta professionalità, tipica dell'artigianato italiano, in un prodotto, quello della birra artigianale, che sta prendendo sempre più piede in Italia. Abbiamo visitato lo stabilimento, dove la birra viene prodotta e poi imbottigliata, in un perfetto mix tra automatismo industriale e tecnica artigianale. Abbiamo incontrato Leonardo Di Vincenzo, fondatore di Birra del Borgo, che ci ha raccontato la sua storia. Beh, il birrificio è nato un po' per caso, un po' per gioco, nel senso che io prima facevo tutt'altro lavoro, ero un ricercatore di biochimica all'università, per cui un bel giorno ho letteralmente sbroccato, come si dice a Roma, insomma ho deciso di mollare tutto, di mollare quella che era un po' la mia vecchia strada e intraprendere invece, seguire un po' questa grande passione che avevo sulla produzione della birra, nel senso che io facevo la birra in casa così nel passatempo. A un certo punto ho deciso di lanciarmi, cambiare tutto e cominciare ad aprire il birrificio. Tutto sommato la birra artigianale per fortuna ha una notorietà incredibile, cioè nel senso viene conosciuta, ha un suo commercio, sono tantissimi posti dove effettivamente si vende birra artigianale. Quando noi abbiamo aperto il birrificio in queste zone, ma anche a Roma, praticamente la birra artigianale era proprio qualcosa di simbolico, qualcuno ce l'aveva qualche bottiglia, ma era pressoché impossibile. E devo dire che infatti il primo momento è stato molto complicato, e quello è stato proprio l'obiettivo di cercare di fare cultura, cioè di fare un attimo di far conoscere bene questi prodotti in modo tale che poi effettivamente ci fosse maggiore consapevolezza da parte dei clienti e poi ovviamente dagli operatori del settore che cominciassero quindi a lavorarci e a crederci, diciamo, come tipologia di progetto. Credi che attività di questo tipo sono in grado di portare benefici economici e turistici al territorio? Beh sì, sicuramente attività di questo genere aiutano tanto quello che è il territorio, perché comunque ti portano, da un lato la cosa bellissima della birra artigianale è che non ha confini, cioè nel senso che tu immagini, uno normalmente pensa di aprire un birrificio per vendere la birra nella zona, in realtà noi sin dall'inizio non abbiamo puntato a vendere la birra nella zona, ma abbiamo puntato a far conoscere il prodotto in giro, cioè, e quindi ovviamente cosa succede? Che all'improvviso questo al territorio porta un beneficio, perché arriva un afflusso di persone, comunque di cose, e vengono a conoscere delle realtà, per cui arrivano per la birra e poi magari conoscono effettivamente anche altre realtà molto interessanti che sono presenti nella zona. La birra è cultura? Assolutamente sì, la birra è una grandissima cultura, in parte perché ovviamente esiste una diversità incredibile sulla birra che forse è molto più ampia di tantissime altre bevande, diciamo, che uno è normalmente abituato a conoscere. Il problema è che probabilmente è una cultura per noi molto giovane, cioè nel senso ci sono tantissime altre nazioni che hanno una storia dietro sulla birra fatta di tradizioni locali e via. In Italia invece l'abbiamo creata noi piccoli produttori, però allo stesso tempo c'è un modo di bere ragionato anche sulla birra, cioè nel senso la birra non è necessariamente il prodotto che uno deve tracannare, anzi appunto l'abbinamento con determinati cibi, piuttosto che semplicemente l'assaggiarla sentendo determinati profumi o, come si dice, aspetti organolettici interessanti e particolari, ovviamente rappresentano proprio un elemento di cultura molto importante. Consiglierebbe ad un giovane di intraprendere questa attività? Sì, assolutamente. Assolutamente, anche perché diciamo la soddisfazione più grande che uno ha su questo genere di attività è il fatto che praticamente è il sorriso delle persone quando bevono le tue birre. Il nostro viaggio per testimoniare il successo della birra artigianale continua a Colleferro, alla Bottega della Birra. Nuovi marchi e gusti si affastellano sul mercato e i clienti sembrano apprezzare tanta varietà. Ad accoglierci Gianmarco, che fra una spillata ed una chiacchierata conviviale ha risposto alle nostre domande. Mi chiamo Gianmarco Camilli, ho 23 anni e sono il titolare della Bottega della Birra, che sta a Colleferro in via Sobrero. Aperta da un anno, proponiamo oltre 200 etichette internazionali, ovviamente di birre artigianali, provenienti da tutto il mondo e di tutte le tipologie. La birra artigianale è un prodotto di nicchia. Le persone che vengono a bere birra artigianale cercano comunque un prodotto di qualità e la qualità col tempo ripaga.
La cosa più divertente di questo lavoro, o comunque di avere a disposizione molte birre artigianali, è proprio la questione del gusto della birra, soddisfare il cliente per ogni sua esigenza. La birra artigianale è una scelta commerciale vincente? Da qualche anno a questa parte siamo arrivati solo in Italia ad avere più di 350 microbirrifici, che è sicuramente un bellissimo numero, considerando che è una cosa comunque nuova, fresca, che sta arrivando veramente da 5-10 anni. Perché scegliere birra artigianale? Birra artigianale perché, come diceva il nostro amico Gianmarco, comunque è una varietà di gusti e quindi come ti va una sera scegli una birra acida o quant'altro. A seconda della tua, anche del tuo umore, no? Scegli il tuo gusto. Frequentate abitualmente le birrerie artigianali? Ultimamente sì, perché ho scoperto la birra artigianale e quindi mi piace molto. A me sinceramente piace molto più l'artigianale, molto più buona, poi c'è amara, ci sono diversi gusti, soprattutto quella belga è ottima. C'era un po' il bisogno di una realtà di questo genere qui in zona, averlo qui vicino è un'opportunità in più, ecco, questo è importante. Leonardo Di Vincenzo non è il solo, altri giovani si sono cimentati con la produzione artigianale di birra. Se gli ingredienti e le tecniche cambiano di marchio in marchio, la passione resta l'elemento comune. Mi chiamo Trentino Domenico Iorfida e insieme agli altri soci Marco e Paolo Stirpe e Diego Fiacco che è qui con me abbiamo deciso di dar vita al nostro birrificio artigianale che prende il nome di Cerevisia Vetus ed è un progetto che sta nascendo a Ceccano in provincia di Frosinone. La mia passione personale per la birra nasce all'età di 19 anni. È stato il primo viaggio che ho compiuto da solo in Germania, nel Baden-Württemberg, e sono andato alla ricerca dei primi birrifici della zona. E da lì mi si è dipanato un mondo completamente differente da quello che era il colorato mondo delle etichette commerciali che vedevo in giro per i locali, per i centri commerciali. Io personalmente ho fatto un attimino il processo inverso rispetto ai miei amici e colleghi, in quanto io vengo dalla birra industriale, avendo lavorato nella fabbrica di Ceccano, la Carlsberg, per diverso tempo. Tra l'altro prima di me lì ha lavorato mio padre e prima di mio padre lì ha lavorato mio nonno, quindi è proprio una tradizione tra virgolette di famiglia. Abbiamo anche sperimentato altre strade come l'utilizzo di alcune essenze caratterizzanti da utilizzare nei nostri prodotti. Questo anche per esplorare le potenzialità che alcuni prodotti del territorio potrebbero darci. Dunque, questo è un malto base, cosiddetto Pils, che viene utilizzato nella maggior parte delle birre, nelle ricette delle birre. A differenza di quest'altro, come possiamo vedere, molto più scuro, questo viene utilizzato per birre scure quali possono essere stout, porter o via dicendo, per cui conferisce alla birra una colorazione appunto più scura, ma chiaramente tra questo base ci sono diverse gradazioni di livello di tostatura appunto del malto. Questo invece è un frumento maltato e normalmente viene utilizzato per le Weissenbier e hanno quel sapore leggermente acidulo. L'emancipazione culturale della birra passa anche attraverso una profonda conoscenza scientifica del prodotto? All'estero, ad esempio, esistono delle scuole di alta formazione, come possiamo ricordare, ad esempio, Weihen Stefaner a Monaco, oppure l'Università Cattolica di Leuven, di Lovagna in Belgio, e scuole che prevedono molti anni di duro studio per potersi fregiare del titolo di mastro birraio. Quindi, visto l'esplosione, visto il trend di crescita del panorama italiano, forse potrebbe essere anche un'idea quella di realizzare con comune sforzo una scuola di formazione per la produzione di birra. Tanto vi ringrazio, salute.